Anche questa mattina fa freddo, è stata una nottata ancora gelida con temperature sotto lo zero nella nostra regione, anche in pianura. Insomma, al di là della sensazione di freddo e di questo inverno che torna, ci sono danni seri, danni alle colture, in particolare ai frutteti, ai vigneti, ma non solo. Do il buongiorno ad Andrea Businato di Coldiretti La Tisana, anche se è una giornata questa che è cominciata, a dire la verità, a mezzanotte per lei, è così? Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Questa è già la seconda notte che usciamo. Qui purtroppo in questa zona non abbiamo gli impianti antibrina perché manca la materia prima, cioè l'acqua, e quindi dobbiamo arrangiarci a risolvere il problema uscendo con gli atomizzatori, quelli che utilizziamo per effettuare i trattamenti, per cercare di muovere l'aria in modo che non ristagni l'umidità sulla frutta, sui frutti, sui fiori, ecco. È un palliativo, però qualcosa, ecco, fa. Chiaramente bisognerà pensare a una soluzione che sia una soluzione seria, ecco. Non possiamo rischiare ogni anno di arrivare in questo periodo, visto che ci sono i cambiamenti climatici che fanno fiorire le piante in periodi non consoni e quindi poi sono soggette a questi risultati, ecco, purtroppo. Lei ci ha mandato diverse immagini, sia della giornata di ieri che questa mattina all'alba, che delle operazioni che avete appunto fatto durante la nottata, tant'è che insomma proprio in questo momento la strappiamo proprio al lavoro che state svolgendo ininterrottamente nei frutteti in particolare. Le chiedo e poi veniamo anche alle soluzioni. Qual è la temperatura che si è toccata questa notte? Ma più o meno come quella dell'altra notte, quindi circa meno 5, ecco. Poi dipende un po' dalla zona, perché il comune è abbastanza vasto, e quindi magari una centrale in rileva più o meno gradi, però indicativamente dai 4-5 gradi sotto zero anche questa notte. Però il problema è la durata di queste gelate, perché dall'una di notte si va sotto zero fino alle 8:30, ecco. Quindi sono 7 ore di gelata per notte, quindi le nostre colture sono state 15 ore in 2 giorni sotto questa minaccia, ecco. Si vede dalle immagini come le foglie, insomma, risultino praticamente Sì, quasi necrotizzate. annerite, quasi bruciate. Quelle colture sono, beh, cioè, in sostanza si stima una perdita di quanto relativamente Ma poi a quello che adesso sarà la produzione, è già una cosa che si può calcolare o no? Ma per il momento, cioè, questa valutazione dovrà essere fatta sicuramente la prossima settimana, perché adesso magari facendo dei prodotti a base di alghe, quindi prodotti naturali, magari qualcosa si riesce a salvare. Però chiaramente i fiori e le foglie, quelle necrotizzate, sicuramente cadranno e quindi quegli ipotetici frutti non andranno sicuramente nei cassoni, ma andranno tutti per terra. Quindi sicuramente ci sarà un 30% già così di stima Già di ora perdite. stimabile. E le soluzioni allora quali sono? Perché lei diceva appunto così non si può andare avanti, bisogna pensare a delle soluzioni serie. E quali sarebbero? Ma io parlo della zona della Tisana, qui noi abbiamo una rete di canali e di fossi che appartengono al consorzio di bonifica. Io proporrò di fare un tavolo per nei momenti di necessità, sfruttare questi canali, questi fossi per far arrivare nelle zone appunto indicate per poter appunto installare questi impianti antiprina, altrimenti rischieremo veramente di perdere un comparto. Qui ci sono aziende importanti che hanno superfici anche di 20 ettari, non stiamo parlando di un'aziendina che magari ha un ettaro o due. Sono aziende che nel corso degli anni sono specializzate e dalle truppacee arrivano poi le mele, le pere, i kiwi, e quest'anno veramente sarà un'annata dura. Già usciamo dall'handicap della cimice marmorata asiatica, quest'anno sembrava che, almeno dagli indici di svernamento, che il parassita si stia un attimino tranquillizzando, però è venuta questa gelata. Adesso
valuteremo la prossima settimana i danni, però purtroppo ce n'è sempre uno. Brevemente, in chiusura, chi deve intervenire? A chi chiedete questo tipo di intervento? Come si può fare? Io adesso chiamerò i vertici dell'associazione e poi parleremo sicuramente con la regione. Tutti parlano di recovery fund, quindi di soldi che potrebbero arrivare anche dall'Europa. Quindi proporre di fare un progetto dedicato a questa situazione, che può servire sia durante l'estate per irrigare i campi, ma anche durante l'inverno, appunto, se ci dovessero essere queste situazioni, ecco, perché altrimenti andiamo veramente a mettere in ginocchio un comparto che qui è un fiore all'occhiello. Grazie per anche le immagini che ci ha mandato, grazie Andrea Businato, allora buon lavoro, buona giornata. Grazie, mandi a lei e ai tuoi spettatori.